Una branca della geografia culturale è la geografia urbana, che studia la città. La città, in quanto luogo principe deputato a quelle che sono tutte le attività, quotidiane dell'uomo. Ma la città che cos'è? È la costruzione più artificiale dell'uomo, ma al contempo è anche un'entità organica e, in quanto tale, nasce, cresce e può arrivare ad una morte. Ancora oggi si sente spesso parlare di città mostro. Il termine non è di recente conio, il primo che lo utilizza è Menenio Agrippa, quando definisce la città di Roma come un corpo con delle braccia, delle gambe, una testa. Molto spesso viene anche utilizzata l'immagine di un mostro tentacolare, dove i tentacoli arrivano sempre più lontano rispetto al corpo centrale. Ma perché è così importante studiare la città? La città, abbiamo detto, è il luogo focale della vita dell'uomo e può essere anche considerato come un libro aperto, quindi attraverso diversi punti di vista si possono studiare molti aspetti della città. Ad esempio, può essere un campo di indagine per un geografo, ma anche per un antropologo, per un sociologo. E bisogna quindi capire due diversi livelli per studiare la città. Un primo livello che riguarda più gli aspetti quantitativi, lo spazio amministrativo, le attività economiche che si trovano al loro interno, ma anche la popolazione e le funzioni che vengono svolte all'interno della città. E poi un punto di vista invece che riguarda la qualità, quindi il modo soggettivo in cui ogni abitante vive all'interno di una città, lo stile di vita, il contesto sociale. Per molti demografi un data fondamentale sarebbe stata il 2005, perché proprio nel 2005 avremmo avuto precisamente la metà della popolazione che abitava nelle campagne e l'altra metà nelle città. In realtà il fenomeno si è velocizzato ancora di più e ad oggi più della metà della popolazione mondiale vive nelle città. Ma a questo punto dobbiamo concentrarci su altri, o meglio, per meglio dire, tre punti fondamentali per co comprendere quella che è la città e la sua importanza. Intanto possiamo iniziare a definire la popolazione urbana in Italia e nel mondo. Nella maggior parte dei paesi la popolazione urbana è quella che abita in una città con almeno 5.000 abitanti. In Italia invece la popolazione deve essere almeno di 10.000 abitanti. Queste ovviamente sono delle stime, perché il numero preciso viene conosciuto soltanto ogni 10 anni attraverso i censimenti, svolti da parte dell'ONU oppure del Bureau of Census. Altro elemento su cui concentrarsi è invece la definizione di inurbamento, che riguarda la crescita della popolazione urbana, grazie a movimenti migratori interni o esterni, internazionali o anche transcontinentali, che danno quindi vita al fenomeno dell'inurbamento. Si è iniziato a parlare dell'attrazione della città e sono due gli studiosi che possiamo ricordare, per l'appunto Brodler e Mantegazza. Secondo Brodler, gli elementi principali delle città sono la sporcizia, il malaffare, la delinquenza e il disordine. Mentre secondo Mantegazza, le città che vengono viste come degli attrattori per l'uomo non sono altro che dei macelli in cui arrivano gli animali per poi perdere la vita. Dobbiamo comunque considerare che queste sono dei pensieri che riguardano l'uomo del XVIII secolo. Basti pensare che, ad esempio, la città di Londra, proprio nell'Ottocento, ha avuto un aumento della popolazione pari all'80% di tutta la popolazione dell'intera Inghilterra. Oltretutto, tra il 1800 e il 1900 si usa dire che la città di Londra ha ucciso più bambini di quanto non avesse fatto nei 4 secoli precedenti. Ciò è dovuto al fatto che le condizioni igienico-sanitarie erano praticamente inesistenti e quindi portavano alla formazione di malattie tipiche delle città che invece negli ambienti di campagna solitamente non erano presenti.
Un altro elemento da considerare è l'urbanesimo. L'urbanesimo, in un certo senso, è una diretta conseguenza dell'inurbamento e riguarda più un aspetto qualitativo, quindi della qualità della vita, di coloro che abitano le città. E, tra i tanti studiosi, uno fra tutti, forse il più importante, è Lewis Wills, che, nel 1938 nota proprio, questa connessione tra l'inurbamento e l'urbanesimo. Lewis Wills chi era? Era un membro della scuola di Chicago di ecologia umana e ha posto l'attenzione su quelli che sono la continuità tra la città e la campagna, da quando il fenomeno dell'inurbamento ha coinvolto le piccole comunità, dimostrando come effettivamente questi due elementi, inurbamento e urbanesimo, siano strettamente collegati tra di loro. Abbiamo visto come l'ambiente urbano dell'8 e del 900 a Londra era sicuramente uno dei peggiori che si potesse incontrare. Era un paesaggio tipico, un ambiente urbano tipico di quelle che erano le città industriali. Ma ad oggi che cosa si sta facendo per migliorare l'ambiente urbano? Un esempio che possiamo portare è quello del Museo della California Academy of Science, un progetto di Renzo Piano del 2004. Qual è la particolarità di questo luogo? La sua particolarità sta nel fatto che utilizzi la luce solare come illuminazione interna e utilizza anche il vento, le correnti per riscaldare o raffreddare gli ambienti interni. Oltretutto ha un tetto con dell'erba, ciò ovviamente permette di mantenere costante la temperatura interna e ovviamente ritorna un po' di quello che è la superficie, il suolo che è stato utilizzato per la costruzione del museo. Anche Richard Rogers, un architetto statunitense, ha molto apprezzato il lavoro di Renzo Piano. E sempre più spesso si parla dell'ecologia urbana e dell'idea di natural capitalism, cioè la valorizzazione e la protezione delle risorse naturali. Si sta cercando quindi di spostarsi verso nuove frontiere, anche nell'ambito architettonico, come abbiamo visto, che possano migliorare quelli che sono tutti gli elementi dell'ambiente urbano affinché l'elemento umano e l'elemento naturale possano in un certo senso incontrarsi, amalgamarsi. Ma ovviamente parlare del benessere dell'ambiente urbano vuol dire anche parlare della salubrità dell'aria, della salubrità dell'acqua, quindi in poche parole dell'igiene. L'acqua potabile sappiamo che è una risorsa indispensabile per la salute dell'uomo, ma anche per la salute della città. Ma l'acqua potabile arriva, ad esempio, in Italia molto tardi, soltanto negli anni 30 del Novecento. Ovviamente questo fu un grande passo avanti, perché fino ad allora non era presente l'acqua potabile, quindi l'acqua che si poteva trovare all'interno di pozzi o di cisterne non era mai del tutto pulita e ciò ovviamente portava con sé anche a gravi problematiche da un punto di vista prettamente salutare. Ancora l'aria. Per molto tempo la salubrità dell'aria era studiata attraverso dei metodi totalmente empirici, come ad esempio l'olfatto oppure la vista. Ad oggi invece, fortunatamente, vi sono delle nuove tecnologie in quest'ambito che permettono di studiare, ad esempio, la presenza di micropolveri, di polveri sottili all'interno dell'atmosfera e quindi poter agire di conseguenza per diminuirle. Abbiamo detto che per molto tempo la città è stata vista quasi come un corpo, quindi antropomorfa. Ma qual è la forma della città? La città per lungo tempo ha avuto una parte esterna che erano i borghi, cioè delle piccole appendici, solitamente con una chiesa, un mercato, un ospedale per le quarantene, ed era il luogo in cui la maggior parte della popolazione abitava, e poi un corpo interno in cui erano presenti i luoghi pubblici prestigiosi, come i palazzi dell'aristocrazia, i palazzi comunali, le chiese.
Al cui interno quindi si svolgevano quelle che erano le attività principali della città, un po' come le antiche polis. Ovviamente la forma della città è andata cambiando. In un primo momento, ad esempio, possiamo ricordarci delle città chiuse dalle mura, che servivano non soltanto come protezione, ma anche per dimostrare al nemico, attraverso la grandezza e l'ampiezza delle mura, l'importanza e la ricchezza della città. Due esempi da ricordare sono Ferrara e il caso di Chandigarh. Intanto partiamo dal caso di Ferrara. Ferrara, alla fine del 400, grazie ad un intervento di Borso d'Este del fratello, vide aumentare la propria superficie. Le mura furono ampliate affinché il corpo interno potesse avere maggiori spazi. Ancora oggi le sue mura sono state considerate patrimonio dell'umanità. Infatti, ricordiamo che in un primo momento sì, le città erano chiuse, erano cinte da queste mura, ma poi queste mura vennero man mano distrutte. Goethe nel 1808 afferma la sua felicità per questo progetto, perché ciò dimostrava come le città non fossero più degli ambienti chiusi, ma anzi fossero degli ambienti che avevano bisogno di avere relazioni l'uno con l'altro. In Italia la distruzione delle mura avviene con l'avvento di Napoleone, che libera, potremmo dire, le città da questo elemento che le legava all'antichità. Un altro importante caso è quello di Chandigarh. Perché? Perché dopo la dichiarazione di indipendenza del 1947 da parte dell'India e quindi la divisione dei territori tra India e Pakistan, la città di Lahore, storica capitale della regione del Punjab, venne inclusa nel territorio pakistano. Chandigarh, cosa vuol dire? Significa fortezza di Shandi. È il primo ministro di questo luogo decise di far costruire una città sul progetto di Le Corbusier. Effettivamente è il primo ed unico esempio realizzato di un progetto di questo architetto. Ed è concepita con una divisione in 50 settori urbani, ognuno dei quali è autonomo, con dei servizi di base, e ogni spazio, ogni settore presenta più strade percorse da una fitta rete di autobus che hanno delle fermate a circa 200 metri l'una dall'altra e una grande quantità di taxi. È quindi una città dinamica, grande, potremmo dire anche moderna. Anche le città hanno una propria importanza. Le città più importanti sono le capitali, che possono essere considerate tali non soltanto da un punto di vista burocratico, ma anche per la propria importanza economica. Basti pensare a Milano. Oppure molte possono essere capitali grazie alle loro caratteristiche naturali, ad esempio delle città che hanno degli ottimi collegamenti via aereo o via nave con altri luoghi. Questo rango delle città è sempre stato presente. Nella tavola peutingeriana, che è una copia medievale di un originale tardo antico, erano presenti 534 centri urbani. Anche in questo caso avevamo i centri più importanti e quelli meno importanti, e come si distinguevano? Attraverso dei segni grafici che venivano utilizzati.